la senti questa voce, chi canta il mio cuore. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 30. Buon mercoledì 9 ottobre. Un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, archiviata la bella e larga vittoria contro la Cavese in casa Bari, è tempo di pensare al prossimo impegno, al big match contro la Ternana. Ma nella puntata odierna ci occuperemo anche di tanti altri argomenti. Avremo con noi un gradito e importante ospite. Partiamo subito, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio odierno. Ritrovo con piacere anche quest'oggi il giornalista di Bari Viva, Riccardo Resta. Ciao Riccardo. Ciao Nicola, un buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta. Ricordo i contatti per interagire con noi, il 393-949-7483 per i vostri messaggi e per le vostre chiamate. Ripeto, 393-949-7483 per i messaggi WhatsApp e per le vostre chiamate. Altrimenti c'è sempre la nostra chat di Spreaker, consultabile anche dall'app di Radio Biancorossa. Bene, partiamo subito col sondaggio odierno, che quest'oggi riguarda diciamo un po' la tattica, i moduli, riguarda un po' quello che è l'argomento cardine in questi giorni tra i tifosi. Quello che vi chiediamo è: visto che si sta giocando, ormai Vivarini da quando è arrivato non ha sconfessato, almeno dal punto di vista del modulo, il suo predecessore Cornacchini, vi chiediamo: si può giocare bene anche col 3-5-2? Domanda che si può prestare a mille risposte, quindi si può giocare bene secondo voi anche col 3-5-2? Prima di ascoltare Riccardo, dico la mia. Come sostengono un po' i santoni del calcio, i grandi intenditori, non è importante, l'ha detto anche il mister Vivarini tra l'altro, non è importante il modulo, ma come lo si interpreta. Io non posso che essere d'accordo con chi sostiene questo concetto. Spesso in passato si pensava ad esempio al 4-3-3 come al modulo più spettacolare, soprattutto negli anni 90. A Bari abbiamo visto anche il 4-2-4 di Conte e Ventura. Certo, per il bel gioco è quasi essenziale avere degli esterni offensivi di qualità, ce lo insegna lo stesso Zeman col suo 4-3-3 con gente come Rambaudi e Signori che facevano faville sugli esterni offensivi. Ma si può far bene e divertire anche con moduli diversi, anche magari con la difesa a 3. Certo, si utilizzano altre armi, tipo l'esplosività dei quinti di centrocampo, le percussioni centrali degli incursori, ma sicuramente si può giocare bene anche col 3-5-2, e il Bari lo ha fatto anche per lunghi tratti, anche nella partita contro la Cavese. Quindi chissà, magari vedremo il Bari di Vivarini giocare anche bene col 3-5-2, magari migliorare nelle prossime partite, fermo restando che il 3-5-2 è uno dei moduli adottati da Vivarini. Quindi con questo non voglio fare un'opera di convincimento circa la bontà del 3-5-2, che ripeto, personalmente a me non piace, io preferisco la difesa a 4, però se si vedrà un bel Bari anche col 3-5-2, perché no? Riccardo, il tuo punto di vista, parliamo un po' di tattica oggi. Ma guarda, io come ripeto spesso non sono uno particolarmente innamorato del 3-5-2, anche per me il 4-3-3 è il modulo con cui si gioca meglio a calcio dal punto di vista estetico. Il calcio però ultimamente ha portato parecchi risultati alle squadre che hanno usato il 3-5-2. L'ha usato la Juve, la grande Juve di Conte, e l'ha usato anche Allegri. Lo sta usando l'Inter, il Napoli con Mazzarri, quando ha iniziato a costruire, cioè, il suo ciclo quasi vincente, ha usato il 3-5-2. È un modulo che ti permette comunque di coprire bene il campo, però ha bisogno che i due esterni di difesa barra centrocampo, i due quinti, insomma, sappiano fare entrambe le fasi bene e che abbiano una bella gamba. Se mi chiedi in questo momento qual è il modulo del Bari, io rispondo che il modulo del Bari è il 3-5-2. Perché in questo momento il Bari ha bisogno di certezze, e la difesa a 3 mi sembra
mi sembra che stia diventando pian piano, giornata dopo giornata, una certezza. Non ha preso gol nelle ultime due partite ed è una bella novità, anche se comunque gli avversari erano quello che erano, però anche in passato con avversari di rango e di stirpe meno nobile rispetto al Bari si è subito tanto e sono presi dei gol. E io sinceramente non credo che Vivarin nell'immediato cambi modulo, anche perché lui dopo la partita con la Cavese ha detto che il Bari ha tre moduli, diciamo, in mente, in cantiere. Il 3-5-2 lo stiamo vedendo, il 4-3-3 ha detto però con più difficoltà, e il 4-3-1-2 che è, diciamo, il suo marchio di fabbrica, e quell'uno ha detto che lì in quell'uno dietro le punte potrebbe essere anche Floriano. Anche Floriano, sì, è una giusta notazione quella che fai. Leggo qualche messaggio, c'è Michele che ci scrive: ciao Nicola, ciao Riccardo, secondo me continuerà a giocare col 3-5-2 e le parole che hai appena detto le disse Conte in conferenza, il modulo forse verrà cambiato quando tutta la squadra sarà al 100%, ma forse cambiare ora è un suicidio, no? Queste parole di Conte mi sfuggono o al momento non mi vengono, però insomma, replicare quello che ha detto un grande allenatore come Conte può sicuramente farmi piacere. Poi Boris: il modulo non è importante, la differenza la fanno i giocatori e la loro capacità di adattarsi. Io penso che il modulo più adatto sia il 4-3-3, voglio una squadra più offensiva. Poi Carlo: per me Vivarini continuerà col 3-5-2 e col recupero di Fonoruscio si avrà il centrocampo al completo. E pensate ad una mediana Schiavone regista con Bianco e Fonoruscio, mezzali, tanta roba per la Serie C. Ma ci sono tanti altri giocatori come Amlini che non dobbiamo dimenticare. Poi c'è un giusto interrogativo che ci pone Antonio: con un Costa così, credo che scalarlo dietro lo penalizza molto, poi che ce ne facciamo però di Dursi, Floriano e Neglia? Beh, in effetti Riccardo, Costa, il Costa attuale nel 3-5-2 va a nozze, magari in un 4-3-3, un 4-2-4, una difesa a 4 verrebbe un po' penalizzato, perché dovrebbe occuparsi molto di più della fase difensiva. Sì, diciamo che questo sarebbe un po' lo scotto da pagare, però in un 4-3-3 verosimilmente davanti a lui potrebbe avere un elemento come Floriano, che comunque tende parecchio ad accentrarsi, quindi magari gli può anche liberare un po' più di spazio sulla sinistra, sì. E lui scende una meraviglia. Poi d'altra parte, non so, se io penso a uno dei migliori terzini dell'ultima epoca, Maicon dell'Inter, che ha fatto grandi cose con Mourinho, lui giocava comunque in uno schieramento a 4 ed era praticamente un'ala che partiva da dietro, però poi piano piano ha imparato anche a fare la fase difensiva. Penso anche, che ne so, ad Alexandro. Sì, sì. Terzini che si sono, sì, anche bravissimo. Hai fatto l'esempio di Alexandro, che col tempo è migliorato tantissimo in fase difensiva. Intanto c'è un amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto Lo Capirai. Buongiorno ragazzi, sono Daniele. Io volevo una riflessione, una risposta da voi. Correggetemi se sbaglio, Kubic sta giocando sempre come terzino, anche dopo la sostituzione, però l'ho visto più in gamba, ha fatto belle velocità. Cosa ne pensate? Quindi ha cambiato Vivarini qualcosa in testa ai giocatori? Che cosa ne pensate? Ok, ciao Daniele. Che ne pensi, Riccardo? Oh, sì, sicuramente Vivarini ha cambiato non qualcosa, tantissimo, nella testa dei calciatori, gli ha dato sicuramente più. Nelle parole di Sabbione di ieri mi ha colpito una parola particolare che lui ha usato: chiarezza. Ha detto: adesso abbiamo più chiarezza e le cose ci vengono meglio. Quindi evidentemente lui ha dato dei riferimenti chiari alla squadra, e la squadra, diciamo, si limita, tra mille virgolette, ad applicarli. Il caso di Kubic è un caso un po' particolare, perché l'altro giorno è entrato molto bene in partita, però eravamo... Altri due si conoscono. Sì, si conoscono, ci sono dei precedenti ad Ascoli. Non mi ricordo se eravamo già sul 4-0 o comunque sul 3-0, il risultato aveva ancora abbastanza, no, aveva ancora pochissimo da dire. Quindi lui si è sentito anche un po' più libero di fare quello che voleva, quello che gli riusciva meglio.
il problema di Kubis è che, ad esempio, a differenza di Costa, Costa nasce difensore, cioè il terzino è un difensore, certo, è un difensore che sa attaccare. Vabbè, Kubis non è per lui. Cioè, è più facile che un difensore impari ad attaccare che non che un attaccante impari a difendere. Assolutamente sì. Assolutamente quindi sì. Secondo me Kubis, se si vuole valorizzare Kubis, ma uguale Dursi, Neglia, devono giocare nel loro ruolo naturale. Devono giocare in attacco. Nei loro ruoli. Certo. Intanto ieri la truppa di Vivarini ha ripreso gli allenamenti. Leggiamo insieme il report dell'ultimo allenamento. Ieri c'è stata una seduta dedicata all'attivazione muscolare, mobilità articolare in campo, poi una parte atletica sviluppata sui 50 metri, quindi ancora si continua a lavorare sui 50 metri, poi esercitazioni tecnico-tattiche, attacco contro difesa, in chiusura partitelle ranghi misti. La buona notizia è che ha ripreso a lavorare con i compagni Folo Runcio dopo l'intervento di polizia al ginocchio, mentre Cascione ha interrotto anticipatamente la seduta a seguito di una violenta pallonata ricevuta in pieno volto. Nulla di che per Cascione. Tabella di lavoro personalizzata per Dursi, continua a lavorare per lui affaticamento nella regione adduttoria. Per quanto riguarda quest'oggi, ancora doppia seduta, una alle ore 10 che c'è già stata, l'altra alle ore 15. Riccardo, sicuramente positivo il recupero di Folo Runcio. Certo, ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo in campo, però sicuramente averlo recuperato e vederlo lavorare con i compagni è sicuramente una buona notizia. È una buona notizia perché un centrocampista con le sue caratteristiche al momento manca, e la sua assenza, ne parlavamo anche ieri, l'assenza di un centrocampista che veda un po' di più la porta, che giochi proprio a ridosso dell'area di rigore, si fa sentire, perché i gol dalla mediana non ne stanno arrivando, e quelli sono fondamentali. Certo, Folo Runcio al momento è una specie di oggetto misterioso, non l'abbiamo mai visto perché appena iniziata la stagione si è operato, e quindi dobbiamo anche valutare come rientrerà. Sicuramente non è una cosa delle prossime partite, sicuramente. Assolutamente sì. Ora via qualche news biancorossa, occupiamoci brevemente dello stadio perché ci sono delle dichiarazioni dell'assessore Pietro Petruzzelli riprese dal sito znews.it. Lui dice che in pratica ci sarà tra breve il bando per il cambio dei seggiolini. Per quanto riguarda il colore, si sta lavorando in collaborazione con Renzo Piano, quindi non c'è ancora la certezza che saranno bianco e rossi. Quali seggiolini verranno cambiati? Quelli della tribuna est, sia inferiore che superiore, quelli della tribuna ovest solo quelli dell'anello superiore, mentre non verranno toccati quelli della curva. Ora, questo, Riccardo, se così sarà, almeno per il momento, vorrà dire che purtroppo non vedremo i seggiolini bianchi e rossi, perché se quelli della curva, quei pochi che sono rimasti delle curve, restano giallo e verdi, non penso che andranno a fare il resto dello stadio bianco e rosso, sarebbe una cosa inguardabile. Quindi a sto punto dovrebbero rifarli giallo e verdi, e non sarebbe anche questa una cosa bella? Alla fine noi speriamo sempre che il colore dei seggiolini si noti il meno possibile, perché è occultato dalle persone che assolutamente sì, quindi dello stadio è pieno. Ma guarda, quella cosa cromatica è abbastanza un orpello. Poi chi lo sa, cioè, non mi suona nuova questa cosa che i seggiolini verranno cambiati soltanto nei settori est e ovest. Cioè, sì, sì, sì. Questa sia una cosa della prima ora. Però si diceva anche che da febbraio sarà obbligatorio poi sostituirli tutti in caso di puntini puntini. Ma guarda, secondo me è veramente una questione di lana caprina il colore dei seggiolini. Io resterei diciamo all'originale, gialli e verdi vanno più che bene. Ma no, però vedere uno stadio bianco e rosso con i nostri colori, con una scritta SSC Bari, sarebbe sicuramente bello. Sarebbe bello come impatto visivo. Giallo-verde, magari un discorso, non lo so, però non ci azzecca niente. Con ormai tutti gli stadi, tu che segui il calcio estero, insomma, gli stadi, i seggiolini sono del colore della propria squadra, no? Della squadra che ospita
della squadra che ci gioca, quindi insomma, giallo verde col Bari c'entra veramente poco. Intervista sul Corriere dello Sport di Luigi De Laurentiis, che ha parlato del Napoli ma anche del Bari. Per quanto riguarda il Bari, ha detto: stiamo costruendo il Bari è un brand, c'è l'immagine, c'è il successo sportivo, ma anche i tifosi chiedono che il club abbia la prima oltre che il secondo. Intanto creiamo valore sul territorio con le academy che raccolgono 2400 bambini. Stiamo migliorando tutte le aree della società e pian piano rimettendo in sesto lo stadio insieme col comune. Il Bari apparirà come deve apparire. Poi una cosa curiosa, lui dice, per quanto riguarda il ruolo del padre nel Bari, dice: non ce n'è, visti i risultati non ci sarebbe bisogno del suo intervento, quest'anno sarà comunque più dura. È stata una sofferenza per lui dover esonerare l'allenatore. Di sicuro ci confrontiamo, siamo abituati a lavorare in coppia. Insomma, questa era una indiscrezione che girava, non era mai arrivata l'ufficialità della cosa. Ora l'ufficialità c'è, e quindi per quello che può contare è stato Aurelio De Laurentiis a esonerare Cornacchini. Sì, è stato Aurelio De Laurentiis a esonerare Cornacchini, non un comportamento esattamente in linea con quello che... Infatti, prima dice che non mette becco nelle questioni del Bari, poi però esonera l'allenatore. È un po' un controsenso, no, in effetti. Anche perché a Napoli lui, non credo, non mi risulta, non mi ricordo che abbia mai esonerato un allenatore in difficilissimo posto d'opera. Forse sbaglio, però evidentemente la situazione del Bari lui la giudicava, lui e tutto il suo staff, compreso il figlio, la giudicavano compromessa, e quindi hanno provato a fare un esperimento nuovo. Io non credo che alla fine De Laurentiis diventerà uno Zamparini 2. L'esonero di un allenatore è una cosa che ogni presidente deve provare almeno una volta nella vita. Assolutamente sì, diciamo che il presidente del Bari non ha potuto provare questa emozione, chiamiamola così, perché appunto è stato il padre a decidere. Andiamo avanti con la rassegna stampa di Tanto lo capirai. Gazzetta del Mezzogiorno: Sabbione svela il Bari vitamina, non solo fortuna nell'Eurogol, il difensore ho colpito con grinta, Vivarini ci vuole sfrontati. Poi abbiamo parlato ieri delle parole di Sabbione, un'intervista a Maiellaro che dice: per quanto riguarda quel gol, abbiamo parlato anche qui, il gol di Sabbione è ricordato, quello segnato da Pietro Maiellaro in un Bari Bologna. Lui dice: per fare tiri così serve tanto coraggio. Assolutamente sì, tantissimo coraggio. Poi Gazzetta dello Sport: il gol ora arriva da lontano, nuovi bomber per Vivarini, ben tre difensori a segno nel Bari contro la Cavese, Sabbione, noi migliorati e il gruppo che funziona. Anche qui si va a riprendere le poche parole di Sabbione dette ieri in conferenza stampa. Ecco, Riccardo, tornando a questo gol di Sabbione, intervista di Maiellaro, magari una provocazione la lancio lì: probabilmente ora i calciatori hanno anche più coraggio nel provare la giocata. Io ricordo un'azione nel secondo tempo, eravamo sul 3 su 4-0, comunque la partita era bella che conclusa. È un'azione tutta di prima con un colpo di tacco, non so se te la ricordi. Comunque, quello che dovevo arrivare ora, magari giocando meglio, avendo l'appoggio del pubblico, prendendo anche coscienza dei propri mezzi, probabilmente vedremo anche qualcosa di più spettacolare, delle giocate un po' più azzardate. Magari prima non si voleva proprio rischiare, si aveva paura di sbagliare. Beh sì, quell'azione a cui facevi riferimento tu, addirittura quel colpo di tacco, un gesto tecnico molto pregevole, è stato effettuato da Amlilli, che è uno che non ci ha abituati a vedere, insomma, delle finezze del genere. E quindi ovviamente quando la squadra è in fiducia le cose ti riescono meglio. Uno degli sport che meglio descrive l'unione fra la componente atletica e psicologica e il tennis, cioè nel tennis appena riesci a mettere due o tre punti, proprio un break, giochi, si dice, con il braccio più libero. Invece di solito quando ci sono quei punti molto tirati che non riesci
non riesce a staccare l'avversario, si dice che si gioca con il braccino. Ecco, il Bari prima aveva evidentemente il braccino perché le cose non gli venivano, e ogni palla pesava tipo la palla medica, una bella dozzina di chili. Adesso invece con qualche risultato buono e con un gioco migliore sicuramente le cose vengono meglio. Ovviamente Sambione, okay, quindi richiamiamo un po'. Se quel tiro lo avesse sparato in curva, cioè, nessuno gli poteva dire niente, però è stato bravo, proviamo. È coraggioso a provarci e va bene così. Ok, andiamo subito in diretta. Siamo già in linea con il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, per la parte dedicata all'approfondimento. Ci saranno forse problemi perché Nicola Binda è in macchina, in galleria. Noi proviamo ad effettuare il collegamento, vediamo un pochino. Benvenuto Nicola Binda. Mi sento male, buongiorno a tutti, buongiorno, sono in un tratto un po' complicato. Noi la sentiamo bene. Se avete domande da rivolgere a Nicola Binda, il 393-949-7483, altrimenti c'è sempre la nostra chat di Spreaker. Noi proviamo, se ci saranno dei problemi interrompiamo il collegamento e lo riprendiamo più tardi. Allora, Nicola, occupiamoci subito di questa Serie C, spaziando su tutti e tre i gironi. Che analisi si può fare? Veramente una B2 quest'anno, come molti dicono. No, io continuo a chiamarla Serie C perché è giusto così, di sicuro è di un livello altissimo perché ci sono delle grandi piazze, ci sono tante ottime società che hanno allestito delle squadre veramente forti e quindi almeno due gironi su tre sono ricchi di qualità e garantiscono una competizione divertente e che sarà tirata fino alla fine, quindi per la categoria questo è sicuramente un anno, forse un anno che non si vedeva da decenni, ecco, questo è un anno veramente spettacolare. Ecco, venendo al girone C, le chiedo, sorpreso dal primo posto della Ternana? No, assolutamente, la Ternana è una delle 4-5 squadre più forti che si sono presentate al Via, è una proprietà molto solida che l'anno scorso ha fallito l'impostazione al campionato, adesso ha fatto un programma più ragionato, ha fatto una squadra forte e quindi ha fatto anche una ragionevole campagna di riavvicinamento per i tifosi con degli abbonamenti a prezzi stracciati, quindi i risultati poi hanno portato l'entusiasmo, quindi la Ternana era nelle previsioni una delle squadre che sarebbe stata protagonista e il campo sta dimostrando questo, che il campo è come sempre l'unico giudice inappellabile, quindi d'estate sono tutti forti, poi bisogna aspettare le partite e le prime partite hanno dimostrato che la Ternana sarà probabilmente destinata ad arrivare in fondo giocandoci una promozione diretta. Ecco, c'è una domanda da parte del mio collega Riccardo Resta che è in linea, vai Riccardo. Sì, buon pomeriggio. Alza il volume, Riccardo. Ok, la mia domanda è, diciamo, nel gruppo C c'è un equilibrio che negli altri due gironi invece non c'è, con le capoliste che hanno già fatto un po' di selezione. Le chiedo se c'è, secondo lei, una sproporzione di valori fra i tre raggruppamenti della Lega Pro. Nicola, non ho capito bene, se c'è effettivamente una sproporzione di valori tra i vari gironi, se effettivamente magari il girone C o il girone B sono superiori al girone A, in poche parole. Sì, l'avevo detto nel primo intervento, il girone A obiettivamente ha una squadra nettamente più forte di tutte, che è il Monza, le altre si sono quasi rassegnate in partenza, sono tutte partite per giocarsi playoff, quindi quel girone lì obiettivamente è competitivo, sì, con delle belle piazze, delle belle squadre, ma nulla a che vedere con il girone B e il girone C, che hanno più squadre in grado di raggiungere la promozione diretta. Ci sono 4-5 squadre nel girone C, ce ne sono 4-5 anche nel girone B e poi ci sono delle outsider che come tutti gli anni vengono fuori e si fanno valere, quindi sono due gironi veramente di altissimo livello. Ecco, tornando al girone C, parlando di sorprese in positivo, possiamo citare Monopoli e Potenza o c'è qualche altra squadra secondo lei?
No, beh, basta guardare la classifica è, lo dice lei, insomma, Potenza secondo, il Monopoli che ha fatto mi sembra 5 3 di fila, queste sono le squadre del momento, però non mi sorprenderei se a lungo andare squadre partite un po' più a rilento possano venire fuori e infastidire quelle che sono le grandi, cioè Ternana, le due calabresi, Regina e Catanzaro e insieme al Bari, e poi Catania che sta un po' deludendo obiettivamente, che sono le prime cinque favorite, ecco. Però qualche altra sorpresa, per esempio la Sicula Leonzio mi sembra una squadra, oppure la Vibonese, che se ingranano hanno le qualità e le basi per potersi conquistare i playoff e fare qualche dispetto. Secondo me, oltre al Monopoli e al Potenza, sono queste altre due che possono dare fastidio. Ecco, magari il Teramo un po' la delusione, si parlava molto bene del Teramo, invece annaspa nelle zone basse. Assolutamente sì, mi aspettavo molto di più perché è arrivato un allenatore importante come Tedino, un rinnovamento societario, sono stati fatti degli investimenti importanti sul mercato, ma la squadra ancora non sta girando. Questa era una mina vagante del campionato, una squadra che avrebbe potuto dare fastidio e che secondo me sta deludendo, però prima di darla per morta aspetterei, tanto oggi ha questo recupero che può darle slancio, e se ingrana è una squadra che può sicuramente inserirsi nelle posizioni di vertice, perché ripeto è molto ben allenata e ha un organico sul quale è stato investito molto. Ecco, Nicola prima ha citato le big di questo campionato, ma volendo fare uno sforzo ulteriore, secondo lei alla fine chi potrebbe vincere questo campionato? Ah, per me non si esce da quelle quattro lì. Diciamo che erano cinque alla partenza, mi sento di escludere il Catania che ha delle problematiche interne e un malessere profondo che non lo aiuta sicuramente. Quindi escludiamo il Catania, quindi insieme alla Ternana e alle due calabresi, che sono squadre secondo me più Catanzaro che la Regina, sono comunque due squadre con due allenatori molto esperti, con delle società forti che a gennaio sicuramente interverranno ancora per rinforzarsi, quindi attenzione alle due calabresi. E poi i riflettori dall'inizio li ha addosso il Bari che è partito con un po' di difficoltà, come ben sapete. Tutte ve lo venga a spiegare io, però rimane comunque una favorita per la promozione. Il primo posto oggi a 5 punti da una squadra che domenica arriva a Bari, quindi le distanze possono essere accorciate, però è una squadra che con il cambio di allenatore ha già cambiato passo e ha preso l'allenatore giusto per provare a vincere. Io ci tengo a aprire una parentesi su Cornacchini, perché all'inizio della stagione c'era molta prevenzione nei suoi confronti, c'era molto un aspetto molto critico nei suoi confronti che ha sicuramente inciso. Io dicevo che prima di sbilanciarsi su Cornacchini, che è un allenatore che in Serie D sa come si vince, l'ha dimostrato, in Serie C non ha mai avuto questa possibilità, quindi prima di giudicarlo era giusto forse aspettare. Obiettivamente Cornacchini non è riuscito a giocarsi bene questa possibilità, però essere tutti così prevenuti nei suoi confronti sicuramente non ha aiutato. Comunque questo è il passato, voltata la pagina, Vivarini secondo me è stata un'ottima scelta ed è un allenatore in grado di riportare il Bari a giocarsi il primo posto. Ecco, restando su questo argomento, secondo lei è stato tardivo il cambio di guida tecnica oppure è stato fatto nei tempi giusti? No, è stata una scelta fatta nei tempi giusti, sì, è giustamente, cioè, i casi sono due: o cambi la scorsa estate e dici grazie Cornacchini, ci hai portato in Serie C, hai fatto quello che dovevi fare con una squadra fortissima ma partita in ritardo, sei riuscito a metterla presto in carreggiata e a farla rendere, quindi hai fatto il tuo, sei stato bravissimo, grazie, arrivederci, bisognava troncarla in estate. Esatto. Una volta che sei partito, chiaramente
sono state gli è stata data la possibilità, obiettivamente, visto che le altre hanno un altro passo, è stato giusto cambiare, è stato giusto intervenire, perché obiettivamente la società che vede le cose dall'interno, che non guarda solo i risultati o il gioco come si fa, come facciamo noi che siamo fuori, la società dall'interno ha fatto le sue valutazioni, evidentemente con Cornacchini non c'erano le possibilità di migliorare e di crescere, quindi il cambio è stato inevitabile, però secondo me era da fare la scorsa estate, in estate dovevi dire grazie Cornacchini, rimarrai nella storia del club perché hai vinto questo campionato, grazie, arrivederci, bisogna farlo prima. Ti avrebbe lasciato da vincente. Una domanda da parte di Riccardo, sperando che ora si senta meglio. Riccardo, vai. Mi sentite meglio? Vai Riccardo, vai, alza il volume, vai. Con Vivarini il Bari sta facendo sicuramente vedere delle cose migliori. Secondo lei dove è intervenuto principalmente il nuovo tecnico? Sentito, Nicola? No, ripeti per favore. Dove è intervenuto principalmente Vivarini? La sua mano si vede già. Dove i primi interventi, dove sono stati fatti? Magari sulla testa, sulle gambe, dove? No, queste sono cose che chiaramente voi a Bari avete visto meglio di me che sto a Milano. Di sicuro Vivarini è un allenatore che ha messo un pizzico di esperienza in più intanto nella squadra, ha saputo leggere bene la situazione e poi vedrete che è un allenatore che saprà far esaltare gli attaccanti. Lui quando giocava era un attaccante, lui nelle squadre che ha allenato ha sempre avuto una coppia di attaccanti che ha fatto tanti gol, ricordo per esempio Teramo che vinse il campionato, poi revocato Donnarumma e la Padula, quello che aveva Donnarumma e la Padula che fecero quasi 50 gol in due, due attaccanti che poi sono andati in senso di Serie A tutti e due, ma allora erano due giocatori di C2 che avevano bisogno di sbloccarsi, no? Grazie a lui, al suo lavoro, al suo modo di saper esaltare il gioco d'attacco, li ha fatti diventare due attaccanti da Serie A. Quindi Cornacchini e Vivarini a lungo andare saprà tirar fuori il meglio da Antenucci, da Simeri, da Ferrari, dagli attaccanti che di grande valore che ha in organico. Quindi adesso secondo me ha badato a dare un po' di serenità e un po' di quadratura al gruppo e poi con il lavoro settimanale farà in modo che il Bari torni a essere una macchina da gol. D'altronde quando vinci 4-0 è vero che i gol sono stati magari un po' estemporanei, con il Sabbione e così, sì. Però col tempo il Bari sarà una squadra capace di esaltare i suoi attaccanti, quindi secondo me ci sta da divertirsi. Ecco, l'ha accennato prima, domenica c'è Bari Ternana. La domanda che le faccio, secondo lei è già una sfida decisiva per il Bari? Perché ci sono 5 punti di distacco. In caso dovesse, facciamo tutti gli scongiuri del caso qui a Bari, andare male, il distacco sarebbe ancora maggiore. Secondo lei è già una sfida decisiva? E siamo comunque ancora a inizio ottobre. Di decisiva a ottobre non c'è mai niente. Sicuramente una vittoria della Ternana dal punto di vista psicologico darebbe una iniezione di autostima e di entusiasmo alla capolista incredibile, però mentre il Bari sì, potrebbe essere una battuta d'arresto a livello psicologico pesante, però con tanto tempo per rimediare. Però signori, non pensiamo che arrivare a 8 punti di distacco a ottobre sia un dramma. In Serie C abbiamo visto squadre che a marzo avevano 10-11 punti di ritardo e poi hanno vinto il campionato, ricordo la Cremonese sull'Alessandria, Lecce. Ricordo lo Spezia sul Trapani, quindi non pensate che a ottobre si possa decidere qualcosa. Secondo me l'unica vera conseguenza psicologica che può avere una vittoria della Ternana, ripeto, è l'iniezione di entusiasmo ulteriore che la Ternana avrebbe, che le darebbe una spinta incredibile per arrivare fino in fondo. Quindi non ci saranno le conseguenze, non saranno numeriche sul distacco in classifica, ma saranno dal punto di vista psicologico in una squadra forte, prima in classifica, che arriva a Bari guardando il Bari dall'alto in basso e che se riesce a superare anche questo ostacolo, obiettivamente
è uno dei più duri che l'aspetta da qui alla fine, obiettivamente si sentirebbe ancora più forte per arrivare fino in fondo. Ecco Nicola, noi ci siamo sentiti un anno e mezzo fa, era il Bari di Gian Caspro, il Bari che ambiva la Serie A, poi tante cose sono accadute, il fallimento, la rinascita con i De Laurentiis, insomma a Bari non ci si annoia per nulla. Decisamente, quello che è rimasto è la passione della gente, la passione dei tifosi che non è cambiata. Cioè intorno nel calcio cambiano tante cose, cambiano i giocatori, cambiano gli allenatori, cambiano i presidenti, però si rimane sempre lì, alla fine è chi va allo stadio e chi garantisce il sostegno alla squadra che non cambia mai. Quindi pazienza dimostrata dai tifosi del Bari in questi anni è stata incredibile, l'illusione di poter arrivare in Serie A nonostante i tentativi, l'illusione svanita, è stata una doccia fredda, il dover partire da un campionato come la Serie D è stata una cosa traumatica, traumatizzante, però in fondo, l'affetto dei tifosi è il patrimonio più bello che ci possa essere nel mondo del calcio, secondo me. Il fatto, l'attaccamento alla squadra, a prescindere da chi indossa la maglia, e dalla categoria. A prescindere dalle categorie, dagli avversari, quello è un patrimonio fantastico per chi come me vede il calcio in maniera romantica. E quindi i tifosi del Bari, che sono sempre, come in tante piazze, sono sempre un po' critici, un po' pessimisti, un po' per carità, ci sta, poi con la cassa di risonanza che oggi danno i social si amplifica tutto, prima le critiche le facevi al bar, adesso sui social così ti piovono addosso montagne, però in fondo Bari è una piazza che ha visto il calcio vero, quindi un po' di critica è giusto anche che la possa fare una piazza del genere, perché sanno cos'è il calcio vero, si sa cos'è il calcio vero a Bari, no? Quindi certo, è giusto essere un pochino, però io dico, in fondo quando a prevalere è l'affetto, è il sostegno, è la passione, questo è un patrimonio che le altre squadre non hanno, che altre in questa categoria soprattutto, sì magari a Catanzaro, a Reggio Calabria, se con lo stadio pieno anche lì il pubblico si sente, però a Bari avere il sostegno della città alla squadra è come giocare veramente in 12 o in 13, quindi se il Bari ha questo sostegno sicuramente diventa il favorito per la promozione, quindi è un patrimonio che negli anni sicuramente ha avuto degli alti e bassi e così, però la passione dei tifosi che dopo non morirà mai e spero che veramente possa aiutare il Bari a ritornare ad alto livello. Nicola, infine, ultimissima domanda, una domanda che mi stanno girando anche molti radioascoltatori, vogliono sapere da Nicola Binda, ma come si andrà a risolvere la questione multiproprietà tra Napoli, Bari e ovviamente con i De Laurentiis nel mezzo? Questa è una bella domanda, È una bella domanda, perché voglio dire, io penso anche che sarà bello porsela, la vorrà dire che il Bari sarà in Serie A, quindi è una domanda che oggi non va posta con preoccupazione, ma semmai va posta con, come dire, vuol dire che siamo in Serie A, no? Quindi sarebbe una bella notizia doversela porre. È una domanda che si pongono anche a Salerno, perché a Salerno lo Tito, avendo due società e avendo un cognato presidente, la serietà in Serie A dovrebbe trovare un'altra soluzione. Io di sicuro non la vedo come un ostacolo, voglio dire, se dovesse succedere che la Salernitana va in Serie A o che il Bari va in Serie A, a quel punto una soluzione verrà trovata. Di sicuro, credetemi, visto il ritorno economico che dà la Serie A, quella rimane un punto d'arrivo e non è sicuramente un ostacolo che, per dire no, noi in Serie A non andremo mai perché non è possibile. No, questo mi sento di escluderlo a priori. Credo che il Bari con la Salernitana in Serie A ci vogliano andare. Quando succederà, ci si farà il problema e si troverà la soluzione. Perfetto, io con questo siamo riusciti a farlo questo collegamento nonostante le gallerie. Io ringrazio veramente di cuore il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicola Binda per essere intervenuto ai nostri microfoni. Nicola, grazie mille, buon lavoro e buon viaggio a questo punto. Grazie a voi ragazzi, scusate ma era proprio quel chilometro lì che mi è difficile, ma l'abbiamo superato. Tutto ok. Grazie, buon lavoro e buon viaggio. Salve, grazie.
E allora, questo è Nicola Binda, è sempre un piacere ascoltare la sua voce. Riccardo, le tue riflessioni? No, ha detto tante cose, sicuramente quella più attuale è relativa alla partita con la Ternana. Giustamente ha detto che a metà ottobre di decisivo e definitivo non c'è nulla. Quindi diciamo che mi sento di sottoscrivere e controfirmare questa sua dichiarazione. Ovviamente sarebbe importante vincerla, però di tempo eventuale per recuperare ce ne sarebbe ancora tanto. Mi è piaciuta l'analisi che ha fatto in merito a Vivarini sulla sua capacità, sì, di fare saltare gli attaccanti. Insomma, noi a Bari di attaccante grandissimo per la categoria ne abbiamo uno, e ne abbiamo poi anche un corredo di tanti altri ottimi giocatori che, se innescati bene, possono veramente fare la differenza. E io mi auguro che lui, Vivarini, riesca a replicare a Bari quello che ha fatto a Teramo con la coppia Donnarumma alla Padula, e facendoci vivere delle belle soddisfazioni. Rivedere magari Nantenucci e Simeri, la coppia Donnarumma alla Padula, chissà, magari, il nostro auspicio. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto Non Capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio Riccardo Resta per avermi coadiuvato. Riccardo, grazie mille, con te appuntamento a martedì. Stavolta è giusto, ieri ho sbagliato. Sì, ci sentiamo martedì e buona partita a tutti per domani. Buona partita a te, rinnovo quindi l'appuntamento invece per domani con Tanto Non Capirai, puntata nostalgia, sempre alle 14.15, dove è sempre qui, nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto Non Capirai.